Allora, la notizia purtroppo è questa. Allora, voi ricorderete che abbiamo pubblicato più volte notizie di Marco Penso, detto Nanao, un ragazzo giovane purtroppo tossicodipendente con grossi problemi di dipendenza, appunto, soprattutto a cocaina. Questo personaggio, un vero energumeno che aveva aggredito più persone, addirittura, sapete, c'è stata tutta la trafila del bar, quello di Rivavena, che è stato più volte minacciato, aggredito, eccetera. Era stato condannato ai domiciliari, dai domiciliari praticamente buttava le cose fuori, ha avuto tutta una serie di denunce, era andato a finire in galera. Abbiamo saputo questa mattina sia che è uscito di galera e sia che avrebbe compiuto l'ennesima furto rapina, praticamente ha derubato una persona disabile questa mattina che stava andando a prendere i giornali e poi è fuggito, al momento non abbiamo altre notizie. La persona derubata, non sappiamo se è derubata o addirittura rapinata, perché la situazione è questa, e praticamente si è rivolta alla polizia, ma era presto, quindi si è rivolta ai carabinieri e supponiamo che ci dovesse la denuncia in corso per questo ennesimo atto di violenza di questo personaggio che è assolutamente pericoloso, molto pericoloso. E tra l'altro c'è da dire che perlomeno la madre, noi siamo stati, io sono stato contattato dalla madre a suo tempo, chiedendomi in modo anche minaccioso di non pubblicare più del figlio in pratica e vantandosi che il figlio è molto bravo a menare, a picchiare, è mondo buono da botte. Ecco, sì, tanto, quindi questa signora si vanta del figlio che tra le botte che ha dato questo ragazzo ha fratturato un anziano, gli ha fratturato il costole con un calcio e è stato denunciato per questo, ma evidentemente da quel che risulta, da quel che si vede, delinquere, vale la pena delinquere praticamente. Quindi adesso questa è la notizia che sappiamo, la sappiamo da più persone, purtroppo al momento non abbiamo avuto ancora una conferma ufficiale, quindi siamo in attesa di una conferma ufficiale, ma comunque questo tizio è a piede libero, purtroppo anche se giovane e anche se bisognerebbe trovare una strada per recuperarlo, ma di fatto questo come torna in circolazione, torna a delinquere. Ed è assolutamente pericoloso per la comunità. Eventuali ulteriori aggiornamenti su questa notizia in seguito.